Io sono già stanco. Giorno della gara. Giorno della gara. Adesso aspettiamo il pullman. Aspettiamo il pullman, ma io sono già morto, però l'ho messo soltanto Iskra. Sì, esatto, vabbè, ci aggiorniamo dopo. Eccoci qui, gara finita, com'è andata? Oh, io dovrei aver fatto 31.09, tu 32.20. Vabbè, dopo le riguardiamo. Ho fatto a fare il fuori. Porca miseria, che vuole! Il vento contro, l'ho fatta più a uovo che altro. Tornati dalla sciata, abbiamo fatto la gara che è andata, no, abbiamo un vincitore di un gruppo, attenzione signori, abbiamo un vincitore qua. Io buono, sono andato mediamente, un altro gruppo, le classifiche, premiazione alle 5, ora si va a mangiare una bella carbonara così poi si torna su sulle piste con un bel abbiocchino e un bel malpasso sullo stomaco, bello. E niente. Andiamo.
per non farci mancare niente. Davvero. Io proverei qua. Non so come curvare qua. Arr. Non so come curvare. Arr, cazzozza. E comunque siamo insieme. Basta, sono stanco. Sì! Proviamo. Carino, carino, dai. Allora, sono lì? Lì? Ora, no. Non ce l'abbiamo, vabbè, sono intorno alle 4. Tra poco si scende, ultima discesa del mercoledì, giorno 3. Ora si torna, peccato, bisogna cominciare a studiare. Va bene, vabbè, ci tocca proprio. E stasera si va sullo slittino. Vedremo, ne vedremo delle belle. Va bene, ci vediamo dopo. Ah no, perché poi stavo dicendo c'è la premiazione alle 5, dovrebbe esserci la premiazione. Sì. La premiazione delle gare di stamattina. Ciao, a dopo. Conclude così la terza giornata di sci, penultima, perché domani mattina siamo l'ultima, e niente, saluta, ciao, si va alla premiazione, vai vai. Allora cosa ne pensi della gara? Guarda qua. Medaglia. Io sono arrivato quinto. E sì, si sentiva la lamina che era un po' distrutta, quei sci lì erano vecchi e... Sì. Consumati troppo. E poi le racchette erano una roba terribile, guarda, non si riuscivano a gestire. Infatti con la caviglia sei tornato a uscire a casa, diciamo. Esatto. Allora, risvolti di questa giornata, la gara sì, poteva andare peggio, poteva andare anche meglio, però vabbè, soprattutto per il fatto che a quel signore là in fondo gli hanno fregato un primo posto spacciandoglielo per primo, invece era un secondo. La basico per gli scherzetti, va bene. Cosa ci vogliamo fare? Bisogna accettare soltanto la sconfitta, soprattutto perché abbiamo un altro personaggio. Vincitore della gara. Ho vinto senza partecipare. DNF. Vedi, sono talmente forte. No, ha vinto la gara. No, neanche DNF. Non ha partecipato proprio. Vedi, non sono partito. Did not start. Ha scalato di arena. Vedi. Sì, quello è importante, in effetti. No, ha fatto il torneo. Ha fatto il torneo. Ha fatto il torneo. Che torneo? Bene, sono quello delle due video con le mongolfiere. Sono soddisfazioni anche quelle. Immagino. Immagino. No, stavo pensando un'altra cosa riguardo alla gara. Che? Cosa? Scusa, ripeti?
Te l'ho chiesto. Vabbè, io stavo pensando, voglio esprimere il mio pensiero. Non a te, non a te, perché... Ok, va bene. Che oltre al fatto che le lamine degli sci erano rovinate, perché a me sta venendo via tutta la parte in fibra di carbonio sopra lo sci, cioè anche la lamina sotto, un disastro, guardate, meglio che non li vedete perché vi spaventate. Ero pure il 32esimo, quindi prima di me ne erano partiti altri 31, che avevano già fatto il solco e quindi non sono riuscito a dare la giusta spinta. Tu che eri 43esimo, infatti hai fatto peggio di me. Parlo gli insulti. Io ho fatto 31.09, tu hai fatto... Fate una battaglia rap per decidere chi è andato più veloce. Tu hai fatto 32.20, io ho fatto 31.09. Bene. È finita la battaglia rap. Che bella battaglia rap. Niente, perché, esco qua. Perché ti rimetti la giacca? Per uscire. Qua c'è casino. Infatti. Non c'è casino. Ah, disturba lui? Disturba. Concordo, sei un trombone quando parli. Proprio. Sembri quelli, come si dice, nei turbini che vanno a prendere la spazzatura alle 7 di mattina. Ah, va bene. Il verde, vedi? Devo prenderlo sul personale. Sì, guarda, se vuoi svuotare c'è lì in bagno il cestino. No, mi faresti anche un favore. Mi faresti anche un favore. Quindi... Non fidatevi del web. Ma di Merle FX sì. Ci vediamo stasera. Ciao. C'è la pasta al tonno, vuoi non prenderla due volte? Bob, aspetti Canederli. Aspetti Canederli. Certo. Allora, se mi torna la voce dopo aver mangiato quella roba di una Macedonia strana che sembrava che avessi le labbra con un botulino, siamo sulla pista da sci con un compagno di avventure. Un bobino. Bobino. Che cos'è che è? Questo? Una sottina. Ha detto il Bob. Non provare a contraddire. È una sottina. Ocio. Bob, è uno slittino o un Bob? È uno slittino. No, è un Bob. No, è uno slittino. Tieni, vai in scusa. Andiamo. Allora, abbiamo concluso anche la bobbata, molto bella la pista, io con i capelli pieni di neve. Com'è andata? Ma è carino, la bobbata. Bello. Ultima sera qui a Santa Caterina, la concludiamo. Conclude così. Bene. Ci vediamo domani con l'ultima giornata di sci. Buongiorno a tutti ragazzi, quarto e ultimo giorno, siamo in preparazione con le valigie, dove ovviamente non ci sta più niente, contando che la tuta non l'ho messa, il casco non l'ho messo ed è già pieno. E vabbè, ora saliremo a sciare, finalmente siamo su a mangiare, non ho capito. Se dobbiamo portare noi qualcosa, se andiamo a prenderlo alla baita, comunque siamo su fino alle 3:30, 3, poi scendiamo, si parte verso le 4.
Era abbastanza una rottura scendere e risalire e poi rimettersi gli scarponi. Di ieri vogliamo riparlarne? No. Il tuo? Mio? Buono, perfetto. Guarda come scoppia, come scoppia, sono mie. Oh, sto scherzando. La burla, Scusa, quanto hai pagato la coca? 4,50 come a Venezia. 4,50 per la lattina da 25. 33. Ah, 33. Però se prendevi la bibita alla spina costava solo 5 euro. Ah, ed era solo? Molto di più, era 150 ml in più. Cavoli. E allora era conveniente. Sì. Allora, dopo un bel hamburgerino, dopo delle belle patatine e dopo un... che era marmotta? No. Possiamo procedere, concludere l'ultima ora e mezza di sci che ci resta di questa, magari sarà l'ultima di quest'anno, magari no perché andrò da qualche altra parte, però fatto sta che da domani si ricomincia e siamo felicissimi. Cosa stai facendo il livello? 2-2 col bug. Siamo arrivati. Porca boia. Entrate al maglio. Beh, mica tanto. Ciao.